scritto da Federico Maio, Carmelo Cambria e Carmelo Farini, tutti di San Filippo del Mela, Malamuri, il racconto della vita e della metamorfosi di Carmela, giovane e semplice sarta in un piccolo paese della Sicilia degli anni 50, che scopre il cadavere di un magistrato ucciso dalla mafia. La giovane, suo malgrado, si troverà catapultata in una vicenda di cronaca nera dai contorni oscuri, di cui si occuperà Fausto, inviato del Corriere della Sera. L'incontro tra il giornalista romano e Carmela scatenerà nella giovane una presa di coscienza di sé, che la porterà a trasgredire le regole, ad affrancarsi dalla mentalità retrograda del luogo e dal padre padrone e a seguire la sua vera passione. Malamuri ha avuto un ottimo successo soprattutto nella provincia di Messina, dove ha avuto 10 repliche sold out, in più è stato proiettato nelle scuole, in tutti gli UCI cinema siciliani ed infine ha partecipato alla settimana italiana a Montreal in Canada. Adesso lo potete trovare sul nostro sito www.maisondellarttv.com in streaming. Sono anche disponibili DVD, ci potete contattare sul sito, sui social network, dove volete, quindi per vederlo avete l'imbarazzo della scelta e non avete nessuna scusa per dire non l'ho ancora visto. Il nuovo film invece parlerà della storia dei nostri nonni e sarà una storia ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, dove vedremo i protagonisti ribellarsi alla Repubblica di Salò e ritornare in Sicilia tra varie peripezie durante il percorso, e parallelamente vedremo una Sicilia già liberata dagli americani riprendersi piano piano e ritornare alla vita normale. Comunque siamo contenti perché grazie a Malamuri adesso siamo una società di produzione professionale, stiamo producendo appunto questo secondo film che si chiama 2000 passi e avremo la possibilità di portarlo adesso in distribuzione nazionale ed internazionale, quindi speriamo di iniziare presto le riprese. Nel frattempo guardate Malamuri e vi ringraziamo per averci fatto arrivare a questo punto. Il lungometraggio della produzione cinematografica indipendente 23esima Strada Film, diretto da Federico Maio, è stato girato nell'estate 2016 scegliendo come scenari i territori compresi tra Milazzo, Gualdieresi Caminò, San Filippo del Mela e Santa Lucia del Mela, mettendo in risalto le meraviglie ambientali della Valle del Mela e di luoghi appartenenti alla Fondazione Lucifero di San Nicolò, sposandole con le musiche de Malanova, gruppo musicale etnofolk siciliano. Uscito a novembre 2016 e distribuito nelle sale cinematografiche del circuito UGC Cinemas Sicilia nel 2017, sbarca nello stesso anno Altro Oceano e viene proiettato alla settimana italiana di Montreal.